Benvenuti ragazzi, io sono Jesus e oggi si inizia un gioco molto particolare. Oggi iniziamo Undertale. Che cosa di particolare questo gioco? Allora, in verità questo gioco non è uscito da moltissimo, è uscito in settembre 2015, solo che non è uscito in lingua italiana. Tuttavia un team, se così possiamo chiamarlo, di ragazzi, di persone, lo sta traducendo mediante l'Undertale Spaghetti Project. Quindi vi lascio in descrizione la pagina per andare a farvi un giro. Questo let's play riguarderà solo la prima parte, quella delle rovine, perché la patch non è completa al 100%. Sono arrivati a fare quello che hanno potuto fino adesso. Quindi usciranno magari due o tre video di questo videogioco, dopodiché la serie si interromperà finché la patch non verrà continuata. Spero che vi piaccia, vi lascio al video e buona visione. Tanto tempo fa, due razze regnavano sulla terra. Umani e mostri. Un giorno, fra i due scoppiò una guerra. Dopo un lungo scontro, gli umani ebbero la meglio. I vincitori rinchiusero i mostri nel sottosuolo, con un incantesimo. Molti anni dopo, Monte Ibot, 201X, 2010, non lo so. Le leggende narrano che chi scala la montagna non fa più ritorno. Ok, cosa? Solo che sto cadendo da un precipizio. Ah, di faccia ovviamente, perché ricordatevi ragazzi, se cadete da un precipizio di faccia, perché fa bene. Cosa sono, colonne? Ok. Ok, sto iniziando a... Undertale! Ok, istruzioni. Z invia conferma, X shift annulla, C o contro menu di game, F4 schermo intero, ci sono già. S premuto, perdi quando finisci IPS. Comincia, ok, da un nome all'umano caduto. L'umano caduto siamo noi. E questo è il nome corretto? Sì. Ok. Quindi entriamo in Undertale. Oh, ok, sono sopravvissuto alla caduta. Sono anche atterrato su un paio di fiori, quindi mi è andata decisamente bene. Comunque, in questo gioco ci sono tantissimi personaggi. Io proverò a fare un paio di voci, ma risulterà ironico. Ciao, sono Flowey. Flowey il fiorellino. È la tua prima volta nel sottosuolo? Non è vero? Wow, ti vedo molto confuso. Qualcuno ti dovrà insegnare come vanno le cose qui. Nessun problema, ci pensa il piccolo Flowey. Pronti? Via! Vedi quel cuore? È la tua anima, il culmine della tua essenza. Ah, mi posso muovere, ok. Ora la tua anima è debole, ma può crescere. Come? Aumentando il LV. LV livello? Per cosa sta LV? Ovvio! Love, amore. No, il livello non c'entra niente, ok. Vedi, anche tu, vuoi anche tu un po' di amore, non è vero? Non ti preoccupare, mi dividerò un po' con te. Ok, Flowey. Qua giù, il love è condiviso tramite questi piccoli pitoli dell'amicizia. Pronti? Via! Prendine quanti ne puoi. Idiota! In questo mondo sei preda o predatore? Come potevo lasciarmi sfuggire un'occasione del genere? Crepa! Questa pianta è satanica! Aiuto! E ho recuperato tutta la vita, stranamente. Ciao, Flowey! Cosa succede? Chi sei tu? Va bene. Che mascalzone, torturare una così innocente creatura. Ah, non temere, tesoro mio. Io sono Toriel, custode delle rovine. Passo qui ogni giorno per vedere se qualcuno è caduto giù. Tu sei il primo umano a venire dopo molto tempo. Quindi non sono l'unico. Le leggende quindi sono vere. Vieni, ti guiderò per le catacombe. Da questa parte. Cosa vai? Ok. Ok.
Allora, come possiamo vedere, il numero dell'ovviamente sovrasta riempiendoti di determinazione. Ok, PS ripristinati. Ah, sono punti di salvataggio. Ok. Ok, stavo dicendo, come si può notare, pur essendo un gioco uscito nel 2015, non ha una grafica particolarissima, ma è una scelta dei programmatori. Comunque le musiche sono veramente fantastiche. Ti do il benvenuto nella nuova casa, tesoro mio. Consentimi di istruirti sul funzionamento delle rovine. Come potevo saperlo? Le rovine sono piene di rompicapi, ci sono un po' di errori. Si tratta di antiche combinazioni fra passatempi e apriporte. Bisogna risolverli per procedere di stanza in stanza. Ti chiedo per favore di prenderci la mano. Ok. Passeranno solo gli impavidi, i coraggiosi o gli incoscienti. Ah no, passeranno solo gli impavidi, i coraggiosi o gli incoscienti non seguono la via di mezzo. Ah, quindi... Per poter proseguire, dovrei attivare diversi interruttori. Non temere, ho segnato quelli che devi premere. Ok, intanto leggiamo un po' di corda. Premi Z per leggere i cartelli. Ah, non è vero, premuto Enter. Ok. Si può premere anche Z. Segui la strada. Ok. Agli ordini. Devo premere quello lì, forse? Ah, capisco. E se voglio premere questo? No. Dovresti tirare l'altro interruttore. Te l'ho anche evidenziato. Va bene, Toriel. Splendido. Sono fiero di te, tesoro. Andiamo alla prossima stanza. Ok. E come mostro è molto gentile rispetto alla pietra assassina del male che mi è appena salito prima. Comunque, essendo un umano nel sottosuolo, i mostri potrebbero aggredirti. Sì, ho avuto a che fare. Dovrei essere pronto a questa evenienza. Ma non temere, è un processo semplice. Quando incontri un mostro, entrerai in una lotta. Quindi combatto, sì, mi piace combattere. Durante la lotta, intraprendi un discorso amichevole. Discorso amichevole. Tu guadagna tempo. Verrò io a risolvere il conflitto. Allenati a parlare con questo manichino. Ok, Toriel. Musica a caso. Agisci. Parla. Parli al manichino. Pare che non gli vada di chiacchierare. È un manichino. Come fa ad andare a chiacchierare di un manichino? Toriel sembra contenta di te. Hai vinto. Hai ottenuto 0 PE e 0 oro. Punto esperienza. Ah, ottimo. Te la cavi benissimo. Perfetto. Sono un metro. C'è un altro rompicapo in questa stanza. Chissà se saprai risolvere. Cracrana ti attacca. No, non devo fare. No. Come esco? No. Ok, X per tornare indietro. Agisci, Cracrana. Complimento. Cracrana non ha capito cosa hai detto, ma si sente lusingato lo stesso. La faccia di Tori. Ok, va bene. Io parlo. Oh mio Dio, la gatta surda. What the fuck? Ok. La stanza a sinistra fa da mappa alla stanza a destra. Oh, non ho capito. Toriel, fammi passare. Toriel, questo è il rompicapo, però vieni, dammi la mano. Ah, dovevo seguire in pratica le cose bianche, i segni bianchi per terra. Ah, molto interessante, però me l'ha fatto fare lei, quindi bene. Io non fatico per adesso. I rompicapi sembrano un po' troppo pericolosi per ora. Ok? Te la sei cavata benissimo fino a qui. Tesoro mio. Tuttavia, ho una richiesta difficile da farti. Vorrei che tu attraversassi questa stanza senza di me. Scusami tanto. No. Scherzavo. Torni indietro, Toriel.
No, Toriel. C'è anche la musica drammatica. No, cos'è? Toriel! Mi hai abbandonato! Incontro i mostri? E non c'è Toriel? Ah, ecco! Fio! Salve, tesoro mio! Non temere, non ti ho mai abbandonato. Ero solo nascosta dietro questo pilastro. Ti ringrazio per la fiducia. Tuttavia, questo esercizio aveva uno scopo importante. Verificare la tua indipendenza. Ok, va bene. Devo sbrigare alcune faccende e dovrei stare solo per un po'. Per favore, rimani qui. Esplorare da soli è pericoloso. Ho un'idea. Ti darò un telefono cellulare. Se ti serve qualcosa, chiama subito. Comportati bene, d'accordo? Ok. Ah, quindi ho un telefono. Chiama la corteggia. La mia storia. Sono Toriel. Vuoi sapere altro di me? Beh, temo che non ci sia molto da dire. Sono solo una sciocca vecchietta che si fa troppe ansie. Ma davvero, tutto qua? Chiama la mamma. Sono Toriel. Eh? Mi hai appena chiamato mamma? Beh, immagino che ti piacerebbe chiamarmi madre. Va bene, chiamami come desideri. Click. È molto interessante questa funzione. Saluta. Parla Toriel. Volevi solo salutare? Va bene. Ciao. Spero ti basti. Va bene. In che videogioco sono capitato? Corteggia. Perché? Perché uno che io ho appena chiamato mamma dovrei corteggiarla? Eh? Sei adorabile. Potrei pizzicarti la guancia. Di certo puoi trovare di meglio di una vecchietta come me. Va bene. Comunque, usciamo dalla stanza. Contro qualsiasi cosa mi ha detto di fare Toriel. Pronto? Sono Toriel. Non hai lasciato la stanza, vero? Hai poteri paranormali, questa? Ci sono alcuni rompicapo che ti devo ancora spiegare. Sarebbe pericoloso provarli da solo. Comportati bene, d'accordo? Ok, te sei una rana. Sei una cracrana. Cracra, cracra. Chiedo scusa, umano. Avrei un consiglio sulle lotte con i mostri. Se agisci in un certo modo, o lotti fino ad averli quasi sconfitti, potrebbero non volerli più combattere. Se un mostro non vuole combattere, per piacere, abbi un po' di pietà, umano. Cracra. Ok. Fare scricchiolare le foglie per gioco si riempie di determinazione. PS ripristinati. Salva, già da 10 minuti sto giocando. Ma c'è, cosa c'è? C'è scritto prendine una. Prendi una caramella? Sì, hai preso una caramella. Premici per aprire il menu. Prendine una. Ne prendi una? Sì. Hai preso un'altra caramella. Riprovevole. Ma dai, non lo sapevo. Caramella per me. Info. Non di liquirizio. Molto interessante. E poi ci sono sti cali di frame a caso. E che poi riprendono. Cracrana si avvicina saltellando. Questo è, non so che nemico sia, ma è il migliore che ci sia. Cracrana, non hai capito cosa hai detto, ma si sente lusingata lo stesso. Molto interessante. Arrossisce cracra. Oh no 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 no. Ok. Voglio avere pietà. Ha detto che dovrei provare ad avere pietà. Risparmia. Hai vinto, ho ottenuto 0 pie e 2 oro. Ah, mi danno oro. Ok. Proseguiamo. Allora, questa è la storia della vita di Simon, chiamatelo come volete. E io continuo a cadere in pratica da buchi, montagne, cose di questo tipo. Drin. Pronto? Sono Toriel. Solo per sapere, cosa preferisci? Cannella o caramello? Caramello. Oh, capito. Grazie mille. No, ho fatto 3 passi, li avete contati? Pronto? Sono Toriel. Non hai nulla contro la cannella, o sì? So qual è la tua preferenza, ma non ti dispiacerebbe mangiare anche l'altro se ce l'avessi davanti? Va bene, va bene. Ho capito. Grazie della pazienza, comunque. Ok.
3 massi su 4 consigliano di spingervi. Una crana! Crana! Lo vedo. What the fuck? Cracrana non ha capito cosa hai detto, ma si sente lusingata lo stesso. Arrossisce Cracrana. No, perché se arrossisci mi devi tentare di uccidermi in tutti i modi possibili? E adesso lo risparmio. Ok, perfetto. 0 piedi e 2 oro. E quando finisco le battaglie che ho un leggero calo di frame. Ok. What the fuck's sake? Per favore non calpestare le foglie. Cioè quindi... Ok, forse ho capito. Devo in simmetrico non calpestare le foglie, cioè gelati... No, non devi attaccarla. Ma posso già fare pietà? No, ho fatto niente io. I cali di frame, devo ricordarmi, dopo battaglia calo di frame. Sì, ok, a speculare. Sei infame. Che devo memorizzare qua sotto, devo memorizzare le foglie sotto, solo così posso passare. Ok. Quindi così. Cracrana. E se lo provo a minacciare? Cracrana non ha capito cosa hai detto, ma l'hai spaventata lo stesso. Brr brr. No! Va dritto. Vai via. Ok. Quindi pratica così. Poi qua devo andare di qua. Poi qua c'è un cartello. Non avete letto il cartello sotto? Senti, non è... Era così? Sì, che ce la facciamo! Perfetto. Una... Non l'ho spinta bene? Sei... Pietà. Ho vinto. Le gelatine mi piacciono. Ehi, piano! Cosa ti fa pensare di potermi spingere? Me lo stai chiedendo di spostarmi? Va bene, solo per te, bellezza. Ma cosa? Comunque, non so se avete capito l'allusione. Prima abbiamo incontrato un cartello che ho scritto 3 rocce su 4 consigliano di spingerle. Questa mi sa che è la roccia che non consiglia. Vuoi che mi sposti ancora? Benissimo. E adesso? No, direzione sbagliata. Era la direzione sbagliata? Ok, credo di aver capito. Bravissima roccia. No, roccia. Volevi che ci restassi? Mi fai proprio sgobbare. Non è tutto più facile quando chiedi? Effettivamente. Lì. Resta lì. Brava. Perfetto. Rana. No, Cracrana è Ghiribizzo. Ghiribizzo posso già fare pietà. Ha detto miau. Perché una rana dice miau. L'ho schierato. Sentimento la forza fine di Cracrana. Wow. Complimento. Cracrana non ha capito cosa hai detto, ma si sente lusingato lo stesso. Arrossisce Cracrana. No, cosa fai? Qualcuno mi spieghi l'attacco. Hai vinto, ho ottenuto 0 pie e 2 oro. Sperare che il topo potrebbe un giorno uscire dal suo buco e prendere il formaggio ti riempi di determinazione. Siamo già a 16 minuti, capperi. Questo formaggio è da qui da un bel po'. È attaccato al tavolo. What? Non posso... Ok. È ancora qua? Questo spettro continua a ripetere la lettera Z fingendo di dormire. Lo sposti con la forza? Sì. Ecco un Abstablock. Che musica è? È bellissima. Rallegra. Hai fatto un sorriso paziente a Abstablock. Oh, cosa fai così? Napsablock sembra stare meglio. Corteggia. Sarei solo un peso. Oh no, non sono davvero in vena. Adesso scusa.
sembra stare un pochino meglio. Allegra, hai detto una battutina in Napsterblock. Non piangere. No, perché piangi? Perché piangi, porca di quella miseria? I tuoi incoraggiamenti sembrano avergli migliorato l'umore. E allora non la rendiamo ancora. Napsterblock vuole mostrarti una cosa. Ci provo. Oh. La chiamo Mr. Blue. Blook. Ti piace? Come fai a esattamente piangere all'insù? Vorrei capirlo anch'io. Certo che mi piace, rallegra. Di solito vengo nelle rovine perché non c'è nessuno in giro, ma oggi ho trovato qualcuno di gentile. Oh, sto blaterando. Mi levo dai piedi. Beh, abbastanza gentile, la musica non era malissima. Comunque, la penna vedrà di niente di determinazione. E saltiamo 18 minuti e 10. Iniziamo a sforare un attimino qua, Questo, vediamo un attimo un paio di cose nelle prossime stanze. Dolci di ragni, tutto il ricavato andrà ai veri ragni. Lasci 7 gin alla tela. Sì? I ragni sono scesi e ti hanno dato una ciambella. Ah, è tipo un negozio, uno shop in pratica. Carina l'idea. Vediamo di qua cosa c'è. Una stanza ginormica. Ok ragazzi, direi che per oggi mi fermo qua. Quindi se il video vi è piaciuto, commento, mettete mi piace, iscrivetevi e sostenete questa serie, perché siamo uno dei pochi in Italia, siamo praticamente i primi in Italia a portarlo. Quindi, bella ragazzi.